Benvenuti a questa puntata speciale di Linea d'Ombra che vede ospite Pio Corvino, il ragazzo 25enne originario di Foggia, molto devoto e legato a padre Pio, che per due volte gli ha salvato la vita. Grazie per essere qui con noi, è la tua prima volta nel Salento? Sì, sì, la prima volta. La prima volta nel Salento. Andiamo subito Dentro la tua storia, tu sei nato l'11 luglio del 91, Esatto. quel giorno tua madre ebbe delle complicanze durante, durante il parto, cosa successe in quei sì. minuti? Allora praticamente mia mamma era in sala parto, e io stavo, stavo per venire al mondo e ci furono proprio delle, delle complicazioni i medici che assistevano a mia mamma al parto gli dissero che se non ero già nato morto nel grembo, sicuramente sarei nato morto di lì a poco perché il cordone ombelicale si era attorcigliato attorno al mio collo e quindi rischiavo di morire soffocato. Mia mamma, presa dal dolore, invocò prima Gesù, poi fece una preghiera davanti a tutti i medici ad alta voce e disse proprio queste parole: Disse: Padre Pio, ti prego, salva mio figlio, ti prometto che se mio figlio nasce, io lo chiamo come te. E eh, miracolosamente proprio dinanzi alla, alla vista dei medici il cordone umbilicale si è attorno alla mia gamba e io vengo al mondo senza nessuna conseguenza. Infatti i medici poi, che assistevano mamma gli dissero che, dissero signora, è un miracolo perché solo Dio poteva, poteva fare tutto questo. Certo. E tua mamma subito dopo <coughs> la, tua, la tua nascita ti ha portato a, sì, a visitare... Sì. I sì, luoghi dove sì, ho vissuto. Diciamo che, da San bambino mi, mi parlava spesso di Padre Pio, quindi eh, me ne ha fatto innamorare di questa, di questa, figura. Di questa figura. E all'età di 9 anni succede un altro fatto straordinario. Esatto, questo l'ho vissuto proprio io in prima persona. Avevo 9 anni e tutto incominciò con dei mal di testa. Più passavano i giorni, più questi mal di testa aumentavano, a tal punto da farmi svenire. Mia mamma, preoccupata, anche mio, mio padre e le maestre della scuola, perché anche in classe mi sentivo male, eh, presero dei provvedimenti e mi ricoverarono nel reparto neurologico. Eh, mi fecero vari esami e, nell'esame praticamente della risonanza magnetica, uscì un problema. Il medico chiamò mia mamma e gli disse che doveva, doveva parlargli. Infatti, gli disse di non farmi entrare perché era una cosa molto delicata. Mia mamma arrivò dal medico e il medico gli disse che c'era un problema: avevo. Praticamente una vena al cervello otturata e quindi il sangue, non riuscendo a passare, avevo questi, questi collassi, questi svenimenti. Gli disse che c'era soltanto una possibilità, ed era quella di, di operarmi. Nel caso non mi avessero operato, l'intervento sarebbe come sarebbe potuto andare bene: come sarei potuto rimanere sulla sedia a rotelle paralizzato, perché, essendo un, un intervento delicato, avrebbe potuto toccare alcuni nervi del, della testa e quindi sarei potuto rimanere paralizzato. Nel caso non mi avessero operato, sarei potuto morire. morire. Mia mamma dal, disse io voglio farlo uscire, non, non voglio tenerlo ancora qui. Mio papà gli disse se è l'unico modo per tenerlo ancora in vita, dice io, me lo voglio, pur, pur, pur se è disabile mio figlio, ma io voglio tenerlo. Ma mia mamma aveva proprio, diciamo, chiamarla proprio cuzione interiore, sentiva di farmi uscire dall'ospedale. e volevo, volevo ricoverarmi a casa sollevando della sofferenza. Ma tutto questo praticamente non avvenne, perché la sera stessa... Uh, mia mamma era in camera da letto, io ero con lei, mia mamma preparava le valigie eh, io esco dalla, dalla stanza e eh, praticamente eh, ero con la testa abbassata, vidi un saio, poi alzai la testa e mi resi conto che era padre Pio con le braccia spalancate, che mi sorrideva e mi veniva incontro a quel punto mi spaventai tantissimo, chiamai subito mia mamma, gli dissi mamma ho visto padre Pio mia mamma cercò un po' di tranquillizzarmi, eh, mi stava praticamente portando in cucina per farmi bere un po' d'acqua ma appena arrivato nel salone, nel salone di casa mia, mia mamma mi vede inginocchiarmi all'improvviso a terra e con gli occhi spalancati guardavo verso una direzione. Mia mamma lì per lì cercava di chiamarmi, ma io stando con gli occhi aperti guardavo tutt'altra direzione. Infatti mi ritrovai pussando a casa mia in un posto meraviglioso. Un'estasi. Eh. Era un'estasi, sì, mi sono, come se mi avessero proprio trasportato in un altro luogo. E questo posto era meraviglioso, c'era un immenso prato, dei ruscelli dei fiori e dei colori che io non avevo mai visto. e Si sentiva anche come una melodia angelica, degli angeli che cantavano, ma ciò che mi, ciò che mi colpiva di più di quel luogo era quella pace intensa che si avvertiva, si avvertiva proprio un senso di felicità piena, di pienezza. E ad un tratto ti vedo Padre Pio venirmi incontro, però non mi parlò, si mise soltanto dietro le mie spalle e posò le mani proprio qui, dietro le mie spalle. Ad un tratto vidi una grande luce dorata e formarsi sempre di più una figura angelica, molto grande. Io la descrivo sempre alta sui 2,30, così mi ricordo, era molto alto. E questa figura angelica si presenta e mi dice: Non temere, Pio, io sono l'arcangelo Michele. Appena San Michele Arcangelo mi, mi pronuncia queste parole, padre Pio mi mette proprio la mano qui sul capo e avverti un fortissimo calore pervadermi dalla testa fino a tutto il corpo. E il mio dolore di testa proprio praticamente svanire, e San Michele aggiunse: Sei sì stato guarito per mezzo di nostro Salvatore Gesù Cristo. Non avere paura perché non andrei più in ospedale. San Michele mi lasciò con questo suo sorriso e venne abbagliato da questa, da questa luce. E nel momento stesso, mentre io mi stavo riprendendo, praticamente mia mamma si mise a gridare dicendo: Padre Pio, Padre Pio, perché vide dietro di me proprio la sagoma di Padre Pio salire verso l'alto. Raccontai tutto a mia mamma raccontai tutto a mio papà quando venne, poi il giorno dopo mi riportarono in ospedale e facendomi rifare la risonanza magnetica, il medico disse signora potete tornare a casa perché la vena del cervello è completamente libera, quindi questo è altro, stato un altro episodio un altro episodio, un altro miracolo, esatto, un altro miracolo Ma veramente sei stato miracolato per due volte grazie all'intercessione di padre Pio, come hai ricordato ah. tu e Dio che che compie miracoli, che agisce per intercessione di Padre Pio. Ti sei mai chiesto perché? Ma il perché sì, da piccolino ancora ancora non lo capivo. Poi l'ho capito perché il Signore mi ha, mi, ha, mi ha fatto questa grazia assolutamente, perché sicuramente vuole che io porti avanti questa testimonianza e soprattutto possa dare un messaggio di speranza ai miei fratelli, alle persone che incontro nel mio cammino perché ciò che il Signore ha fatto per me vuole e può farlo per ciascuno, per ciascuno di voi, di tutti noi. Eh, tu hai deciso così di consacrarti, di sì. diventare un laico consacrato. Sì, Raccontaci sì. un po' questa tua scelta, questa tua decisione. Sì, eh, tutto è iniziato, è iniziato tre anni fa, sotto il discernimento del mio Padre spirituale, ho deciso di, di consacrarmi in maniera diciamo secolare nel mondo, eh, quindi ho fatto questi, questi voti. Eh, quindi mi occupo dell'evangelizzazione. Ah, questa tua consacrazione non è solo la conseguenza dei miracoli ottenuti: il primo per la, no, preghiera, per la preghiera di tua mamma, il secondo per, per la tua, perché non tutti i miracolati, ce ne sono esatto. tanti, mm. si consacrano, esatto, non esatto. tutti compiono questa, questa scelta, una scelta importante e una scelta difficile anche da portare, cioè. da portare avanti. E, e i tuoi amici, i tuoi parenti ti hanno supportato in questa scelta? Sì, all'inizio, a dire la verità, quando avevo incominciato a fare discernimento, i miei non mi capivano molto, soprattutto mio padre. Però poi, anche grazie a Dio, grazie a Dio delle preghiere di tanti sacerdoti, anche... Di un, in particolar modo di una figlia spirituale di padre Pio, i miei genitori si sono convinti. Eh, Ancora sono una volta l'intervento sì, sì. di, di padre Pio. Posso anche nominarla, Rachelina Villani si chiama, una figlia spirituale di padre Pio, che è salita al cielo due anni fa. Eh, questa è una. È un, come la mano di Dio opera sempre. certo, E quanto è importante lottare e lottare con la preghiera per, per ciò che si sente veramente nel cuore? Tu, tu hai. Tantissimo perché la preghiera, io dico sempre che la preghiera è, è quel dialogo intimo con Dio, io dico sempre, vedo sempre la preghiera come un, un rapporto tra due, tra due fidanzati, un, è come un fidanzamento, nella preghiera si ottengono miracoli, soprattutto se è fatta con fede, perché tante volte noi chiediamo al Signore, però dobbiamo sempre capire e dire sempre Signore io ti prego per questa situazione, affinché sia sempre però conforme al tuo volere, perché l'importante è capire se i nostri pensieri sono conformi ai pensieri di Dio. C'è Pio sempre il rischio, forse, di una spettacolarizzazione della, della fede. Magari sarà successo, anche, sarà successo tante volte anche a te: no? di essere visto quasi come la persona salvata, Pio, quindi un possibile. Brutto dirlo, ma quasi un talismano, no? esatto, purtroppo, succede, purtroppo succede, succede questo. Come, cosa ti senti di dire anche a queste, ma queste persone sono, che ci sono, diciamo, la fede in questo, ci sono in questo momento? Ci sono anche quando faccio la mia testimonianza: persone che mi dicono prega per me, il Signore ti ascolta di più. Oppure mi prendono, chissà per chi. Io non sono nessuno. Mi, mi reputo, grazie a Dio, un fortunato in questo senso che il Signore ha agito su di me con la sua misericordia. Ma io sono una persona come tutti gli altri, non ho niente di speciale. Ciò che c'è di speciale è solo il Signore che rende la nostra vita sempre più bella e ci permette di poter annunciare le sue meraviglie. Quindi non, non mi reputo un grande. un grande, sono come tutti gli altri, in un comune. più ti, ti confronterai spesso, immagino, con persone credenti, ma ti scontrerai anche con persone scettiche, certo. che magari soffrono, hanno sofferto. Magari anche dei genitori che non sì. hanno avuto la fortuna che ha avuto tua mamma, magari hanno perso, hanno perso un figlio, hanno avuto dei lutti. Sì. Hai mai sentito il disagio ad essere quasi un privilegiato, potremmo dire? Sì, sì. Ti sei mai sentito in difficoltà nel testimoniare, magari la tua, questa tua esperienza miracolosa, quella di quasi un privilegiato, no? come ho detto prima, di fronte a queste persone che magari non hanno avuto. Eh, non hanno avuto lo la stessa, la stessa, stesso intervento, ecco, Grazie, di, sentiva, il la stesso. stessa grazia. Sì, sì. È capitato una volta, posso raccontarlo tranquillamente, eh, un ragazzo che morì con lo stesso problema. E quando io feci praticamente andare a fare le condoglianze a questa famiglia, la mamma lì per lì se la prese con me dicendo perché il Signore te ha salvato e il mio figlio no. E io gli ho, detto, gli ho risposto semplicemente, gli ho detto perché non sappiamo quali sono i progetti di Dio e soprattutto non so perché il Signore mi tiene ancora in vita, io ero ancora più piccolino, non avevo, avevo 15-16 anni poi questa persona comunque ovviamente poi mi ha chiesto scusa e mi ha detto che nel dolore non riusciva a comprendere però sì, molte volte, alcune volte non so neanche più che risposta dargli però poi sappiamo che il Signore è sempre vicino anche a queste famiglie che perdono purtroppo i loro cari perché il Signore poi dà la forza di affrontare questo dolore come, come trascorre Pio Corvino le sue, le sue giornate? Le mie giornate. Allora, io sto recuperando gli studi, studi quest'anno quest mi diplomerò perché non avevo, non avevo interrotto gli studi per motivi. E, diciamo che mi occupo di cenacoli di preghiera, anche di, eh, di evangelizzazione per stra, di strada e anche in preghiera del gruppo di Padre Pio. Quindi poi sono anche un ministrante. Mi occupo della parrocchia nel servizio, in questo servizio. A breve diventerò anche ministro straordinario, un'altra grazia che il Signore Grazie. mi ha concesso. Eh, servire sempre Dio nella quotidianità, dico sempre, con gioia, e dare sempre disponibilità a ciò che il Signore ci chiede di fare. Qual è il messaggio vuoi dare ai giovani? Che che ai, giovani ai giovani il messaggio che vedo ai giovani è proprio quello di, di fidarsi di Gesù e molte volte non vedere Gesù come uno che sta lì sul trono seduto eh, ed è severo e ti punisce per quello che fa il, il Signore ci ama tanto e ciò che, dico, ciò che dico proprio ai ragazzi è proprio questo di avvicinarsi sempre di più e capire e conoscere sempre di più che è Gesù perché quando, Gesù, quando fate esperienza di Gesù lui vi trasforma la vita i problemi ci saranno sempre però lui vi rende la, la vita meno faticosa perché lui come buon gireneo vi aiuterà a portare la croce, che Dio a tutto, io lo sperimento nella mia vita e lo dico anche agli altri ragazzi, perché, al di là della mia vocazione che ho fatto questa scelta, perché Dio ti cambia, ti cambia la vita, ti cambia anche il modo di vedere, anche il modo di affrontare le situazioni difficili, Dio è tutto. Certo, questa scelta coraggiosa, eh, come dicevo, ha sicuramente portato dei benefici, eh, in certo. modo particolare dal punto di vista spirituale ma ha portato, portato anche tante, tante difficoltà, sì, qualche problema così. immagino anche, perché eh, eh, capisco bene che un giovane di 25 anni che compie una scelta così coraggiosa, nel mondo d'oggi purtroppo colpito da un relativismo esatto. dilagante, viene spesso messo un po' da parte. Sì. Vivi questa difficoltà? Più che altro non, molte volte vi preso per una persona diversa. Eh, questo capitava anche prima e capita soprattutto adesso, anche quando poi comunque ti confronti con un ragazzo e lui si chiede perché tu hai potuto fare questa scelta. Eh, dobbiamo, io dico sempre questo, che dobbiamo vivere con serenità, qualunque cosa la dobbiamo accettare con serenità. Eh, e Dio, dico, rende la vita meravigliosa a chiunque, non è solo soltanto che se tu, una persona fa esperienza di Dio si deve fare pregio suola, al di là, Dio è prescindere, Dio lo dobbiamo mettere al centro di ogni cosa perché lui... Il fondamento della nostra vita, la base fondamentale della nostra vita, quindi a prescindere di questo, dobbiamo mettere sempre lui al centro. Lui rende tutto più meraviglioso, tutto straordinario. Cosa ti senti di dire a quei giovani che sono alla ricerca di un senso della propria, della propria vita? Allora, a questi ragazzi, ciò che dico sempre, anche quando li incontro nell'evangelizzazione, è proprio quella di di non avere paura di avvicinarsi a Dio. E ciò che dico sempre, anche ragazzi, anche avvicinatevi anche nelle vostre parrocchie, anche il sacerdote, perché il sacerdote può essere un amico, il sacerdote soprattutto anche nella confessione è, è Gesù, è Gesù che vi ascolta. Quindi non abbiate paura di, di dare al sacerdote, soprattutto a Gesù, i vostri peccati, perché il sacerdote in quel momento è proprio passa alla misericordia di Dio. Quindi non bisogna avere paura di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Anzi, perché più, si, più ci si sperimenta la misericordia di Dio e più ci rinforziamo anche nella fede. Certo. Come vede Pio Corvino il proprio futuro? Ma allora io adesso, come dicevo prima, eh, mi sto diplomando, poi sicuramente inizierò con gli studi della teologia. Eh, non, ho, non posso dire una certezza sicuramente <ride> diventerò sacerdote. Voglio vivere la vita così come viene, nel quotidiano. Affidare sempre, affidare sempre tutto al Signore e dire sempre: Signore, ogni giorno sia fatta la tua volontà. E proprio questo prendo come esempio la Vergine Maria. Chiedo sempre la sua intercessione affinché possa. Collega, che ha custodito Gesù, è stato il tabernacolo vivente. Quindi chiedo a lei anche io di possedere Gesù nel mio cuore sempre e di, fare, e di essere sempre illuminato dallo Spirito Santo affinché mi possa portare sempre a fare scelte giuste, soprattutto scelte conformi alla Sua volontà. Quanto è pesante l'etichetta di Pio il miracolato? Ma guarda, eh, diciamo che alcune volte, eh, diciamo sì e meno, un po' sì e un po' meno, però diciamo, dobbiamo, eh, devo, essere, devo essere molto sereno perché non, molte volte non sempre si è accettati, eh, anche nella credibilità, nelle cose, però io dico sempre, alla fine io diciamo, racconto la mia testimonianza perché mi sento chiamato a farlo. Certo, quindi più che più è il miracolato, più è il testimone sì, della Esatto, il testimone della dell misericordia di della Dio. Misericordia questo, di Dio. Questo è, ciascuno di noi è testimone di ciò che il Signore fa nella nostra vita. Come Maria di Magdala, quando andò al sepolcro e si sentì chiamata, riconobbe soltanto il nome di Gesù quando lo chiamò e gli disse: Maria. Quindi, noi, come, come la Maria Maddalena, come gli Apostoli, dobbiamo annunciare le meraviglie del Signore. Grazie, Pio, per questa bellissima testimonianza. Grazie a te. E grazie agli amici telespettatori di Teleonda e alla prossima puntata di Linea d'Ombra.